Siamo in loro. Ma però che ci dici? Siamo qui a Luca Comics and Games 2015. Allora, vi sta piacendo la fiera? Certo. Molto. Sì, sì, dai, è molto, molto bella. Anche se è il secondo anno che veniamo. Solo... Sì, sì, è molto bella. Sì. Sì. Bella. Sì. Sì. Mi piace molto. Ok. A voglia, come tutti l'anni. Toscano. Ah, da quanti anni la fai? Boh, ero piccolino, quindi non lo so. In cosplay da 4 anni forse, se va bene. E niente. Sì, abbastanza. C'è abbastanza gente, vedo. Sì, tantissima, bellissima. Sì, abbastanza. Sì, ma con più gioia però. Molto, allora. Sì, è fantastico. Tantissimo, come tutti gli anni. Sì, sì. Fa abbastanza. Certo. Tantissimo, è già diversi anni che vengo ed è sempre più bella, quindi approvata anche quest'anno. Non so se lo sapete, ma il grandissimo, vabbè, noto Miyazaki è stato interrogato per fare l'ultimissima puntata della serie The Walking Dead. Cosa ne pensi? Ma non conosco la serie. La conosco ma non la seguo. Non conoscono The Walking Dead. Va bene. Allora, devo dire che non sono esattamente un fan di The Walking Dead e non mi è neanche piaciuta tanto la serie. So che è un po' come parlare della religione, cioè dire che non ti è piaciuto The Walking Dead vuol dire essere massacrato da un sacco di gente, però non mi è piaciuto tantissimo. Ma io sinceramente non sono mai stato troppo incuriosito da The Walking Dead, però mi hanno sempre parlato bene. Ma sapete chi è Miyazaki? Nah. Sì, sì, ho sentito nominare, però non precisamente. Eh? Non so, The Walking Dead, quindi. Allora, conoscerete anche Miyazaki. Ovviamente. Ovvio. Io ho pure il tatuaggio di Miyazaki. Dov'è? Fallo vedere. Fallo vedere. Ce l'ho sul piede. Sul piede? È bello. È stato interrogato dallo staff di The Walking Dead per fare la direzione artistica dell'ultima puntata. Ah. Ma cosa ne pensate? The Walking Dead, non lo so, non mi dice niente come serie, non l'ho mai guardata perché gli zombie non sono il mio forte, insomma. The Walking Dead, questo non lo sapevo perché non seguo la serie, però di sicuro, conoscendo Miyazaki, penso che possa dare un tocco magari più poetico ancora alla serie, quindi ben vengano questi gemellaggi Oriente-Occidente. Può essere interessante, insomma è famoso, quindi... È originale, dai, poi è una serie americana, collaborazione giapponese, cioè potrebbe venire fuori una bella storia, via. Miyazaki con The Walking Dead che c'entra? Sono rimasto un po' così, ma non credo, ma sicuro? Sì. Boh, non so che pensare, cioè... No, che sembra strano, secondo me non ci può stare, secondo me. Io non lo conosco, però adoro The Walking Dead, quindi... Cioè, c'è un nuovo personaggio, ottimo. Non vedo perché Miyazaki dovrebbe essere interrogato a proposito di The Walking Dead. Non chiederò a me. Ok, perfetto, bene, se non lo sappiamo in due allora, boh. Penso che ormai The Walking Dead non c'ha mica più niente da mostrare. Può essere una buona idea magari di dare un'aspirazione un po' più nuova rispetto a quello, il filone che sta seguendo ora. Ti piace il fumetto? Sì, giapponesi. Sì. Sì. Qual è il tuo artista preferito? One Piece, Naruto, tutti. Non so se saprai, ma appunto il disegnatore di One Piece è stato interrogato per realizzare come art director l'ultima puntata di The Walking Dead. Cosa ne pensi? Sorry, ma i danni no, vabbè. Non so se conoscete Mishira Sakai, che è appunto qua ospite a Luca Comics and Games per presentare il suo nuovo fumetto che si chiama Pioggia Dorata. Lo conoscete? No. Allora, Mishira Sakai è un'artista grandissima in Giappone che è venuta appunto qua per presentare il suo ultimo fumetto che è Pioggia Dorata. Ne ho sentito parlare allora? Però più che altro del nome del fumetto. Sono appassionata di fumetti, soprattutto dei giochi, quindi ci vengo. Sì, videogames, anch'io, vende un po' di gente. No, sinceramente no. No, uguale. Fumetti no, così. Fumetti poco. Fumetti no... Ma io penso che sia una buona occasione per farsi comunque conoscere da molta gente, quindi buon per lei, insomma. Quello che ha detto lei? No, non conosco neanche lui, purtroppo. Scusate la mia ignoranza, ma lui non lo conosco. Non c'è problema. Siamo un po' più esi, siamo un po' più per noi, cioè.
No, lo fate giusto. Il mondo, capito? Ci abbiamo le nostre cose, via. No, Pioggia Dorata mi manca. Sono troppo vecchio, forse. Com'è, scusa? Pioggia Dorata. No. No, 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 non hai sentito? No. Sapete chi è lei? Ripeti il nome che non sento. Mishira Sakai. Cazzo. Sì, già sentita, non so però in che contesto. Come ospite speciale qui a Luca Comics and Games c'è Mishira Sakai, che sta presentando appunto il nuovo fumetto Pioggia Dorata. Lo conosci? Sì. Mo. Cos'è? Conosci League of Legends? Sì, ma non ci gioco. Per quanto riguarda League of Legends, gli sviluppatori stanno pensando a un nuovo personaggio che sia il più svestito possibile per sfidare i cosplayer. Tu che sei cosplayer, questa cosa come la vedi? Io ho sempre amato Kekko Kamen, che è un personaggio di Gonagai, è una donna completamente nuda, quindi per me va benissimo, ben venga. Quindi potresti farlo anche tu? Ma certo, volentieri. Manca la materia prima, perché almeno lei è una figa, io mi sono messo la maschera apposta. Cioè, nel senso, sinceramente, va bene, se è una cosa che vogliono fare, non vedo il problema, nel senso, anche perché comunque non spetta a noi decidere come creare un personaggio, poi penso che tanti altri vari personaggi prendano spunto da varie cose, se hanno questo obiettivo in mente, perché non realizzarlo, nel senso. Penso comunque anche se sia vestito, comunque, cioè, non è un problema, ci sono cosplay molto più difficili da fare con tutte le armature, quindi sarà anche dei cosplay più facili. Se bisogna andare proprio nel dettaglio, non è che tante donnine di League of Legends siano così vestite. Ma è maschile o femminile? Femminile. Sono a favore. Se era maschile? Se era maschile ci pensavo di farlo. Sono appassionato dei fumetti, soprattutto dei giochi, quindi ci vengo. Sì, videogames, anch'io, vedo un po' di gente. League of Legends lo conoscete? No. No. Videogioco League of Legends. Quello del telefono? No. No, lo fanno per PC, è per PC. No. Beh, fa bene, giusto che è di moda, cerca di sfruttare un po' l'occasione. È una bella trovata in marketing. Sì, è vero, è una bella trovata pubblicitaria, sì. Ancora di più. Sì, sì. Poi col successo che ha avuto, ormai... ho visto fanno anche tornei tra le università. Quindi, cioè, cosa non può fare? Quindi un sacco di universitarie tipo tutte nude. Sì, belle. Allora, premettendo che a me non piacciono i cosplay molto molto esagerati, nel senso non esagerati nel senso elaborati, cose così, ma molto svestiti e cose del genere. Quindi non lo so, però sarebbe una bella sfida da far fare alle persone. Io non credo che sia una cosa corretta. Cioè, a parte il fatto che una persona è libera di vestirsi come vuole, e secondo di tutto mettersi molto vestiti poi riduce l'efficacia del cosplay, credo. Voi non lo fareste, quindi? No. Non nell'arco di questo tempo, no. Forse più avanti. Sì, è molto interessante. Soprattutto se è femmina. Allora, sì, molto interessante. John Gomez, che è appunto il disegnatore di Peppa Pig, che vabbè, lasciamo perdere Peppa Pig, ha deciso di cambiare completamente sponda e puntare ai fumetti Marvel come appunto Deadpool. Secondo te può essere una cosa buona? Meglio tutto tranne che Peppa Pig, voglio dire, quindi va benissimo, anzi. Sei il primo che ci sgama. Dai, ragazzi, ma c'è... Guarda, Miyazaki, Walking Dead, io Walking Dead proprio non lo seguo, però va a capire, magari, no, però già mi puzza. Poi Peppa Pig, Deadpool, sto proprio lì, no. Ma ti giuro che sei il primo. Bene. Un abbraccio. Ci dici per favore come è andata a finire veramente? Lo scopriremo. Vuoi un DLC? Con i DLC del prossimo scopriremo come è andato a finire il terzo. Ah, va bene, grazie mille.